Benvenuti nella Stazione Spaziale di Cosmos. Mi trovo nel laboratorio scientifico, quindi oggi puntata di Cosmos Science. Quanto è grande l'universo? Siamo in grado di immaginare le sue dimensioni e comprendere la sua vastità? Per farlo, partiamo immaginando che la Terra sia grande quanto questo pallone da calcio. Secondo voi, a che distanza si troverebbe il Sole? Sarebbe a 1 metro, a 10 metri o a 100 metri di distanza? Parleremo di questo e molto altro su Cosmos. 3, 2, 1, 0, all engine running. Lift off. Se avete risposto 1 metro e 10 metri, avete sbagliato. Mentre se avete risposto 100 metri, avete sbagliato lo stesso, perché se questo pallone rappresenta la Terra, il Sole avrebbe un diametro di 22 metri, alto come un palazzo di 7 piani, e si troverebbe a 2 km e 400 metri di distanza. La Terra dista mediamente dal Sole 150 milioni di chilometri, che corrispondono ad una unità astronomica. In effetti è difficile immaginare questa distanza perché non siamo abituati a gestire numeri così grandi. Nettuno è il pianeta più lontano del nostro sistema solare e si trova ad una distanza di 4,5 miliardi di chilometri dal Sole. Nella nostra scala corrisponderebbe ad una distanza di 72 km e mezzo. È come se il Sole fosse a Firenze e Nettuno si trovasse a Bologna. Ma adesso andiamo ancora più lontani, oltre il nostro sistema solare, verso la stella più vicina a noi, Prossima Centauri. Questa si trova ad una distanza di 4,2 anni luce circa. E per rappresentarla nella nostra scala non basterebbe lo spazio dell'intero pianeta Terra, perché si troverebbe oltre l'orbita lunare, ad una distanza di 647.000 km, quasi il doppio della distanza fra la Terra e la Luna. Prossima Centauri è solo la stella più vicino a noi, ma nella nostra galassia ci sono oltre 200 miliardi di stelle, le quali distano l'una dall'altra diversi anni luce. Queste sono sparse per la Via Lattea formando un disco dal diametro di 150.000 anni luce, che corrispondono a 1,4 per 10 elevato 18 km, cioè 14 seguito da 17 zeri. La galassia più vicino a noi è la galassia di Andromeda, che si trova a 2,5 milioni di anni luce di distanza. La Via Lattea e Andromeda sono le due galassie principali di un gruppo che comprende oltre 70 galassie minori, chiamato Gruppo Locale. Questo ha un diametro di circa 10 milioni di anni luce, 9,6 per 10 alla 19 km, e a sua volta fa parte di un ammasso di galassie ancora più grande, chiamato Superammasso della Vergine, che si estende per 100 milioni di anni luce e contiene oltre 1000 galassie. Come potete vedere, la Via Lattea è solo una delle tante galassie che ci sono là fuori. Ma questa è solo una piccola parte che corrisponde allo 0,1% dell'intero universo. Il superammasso della Vergine si trova nel superammasso Laniakea, grande 520 milioni di anni luce, e contiene oltre 100.000 galassie. A sua volta è contenuto nel complesso di superammassi dei pesci balena, e qui l'universo inizia ad assumere una conformazione a filamento con una lunghezza di 1 miliardo di anni luce. I superammassi tendono ad unirsi tra di loro formando una struttura di lunghi filamenti luminosi, chiamati filamenti galattici, separati da vuoti scuri enormi. La struttura dell'universo continua così per miliardi e miliardi di anni luce, fino ad arrivare alla fine di quello che chiamiamo universo osservabile. Esso appare come una sfera dal diametro di 93 miliardi di anni luce, circa 8,8 per 10 elevato 23 km. L'universo ha un'età di 13,8 miliardi di anni, perciò verrebbe da pensare che se niente può viaggiare più velocemente della luce, allora l'estensione dell'universo è di 13,8 miliardi di anni luce. Seguendo questo ragionamento, dopo il Big Bang l'universo si è espanso in tutte le direzioni, perciò 13,8 miliardi di anni luce sarebbe il raggio e 27,6 miliardi di anni luce sarebbe il suo diametro. Ma facendo così non arriviamo neanche alla metà delle dimensioni dell'universo osservabile, quindi c'è qualcosa che non torna. Considerando che le misurazioni che sono state effettuate non presentano errori, viene da chiedersi come fa l'universo osservabile a essere così grande ed avere un'età relativamente così piccola. La risposta è semplice: l'universo non è statico, ma è in espansione. Nel 1929 l'astronomo Edwin Hubble pubblicò un annuncio nel quale concludeva che la velocità di allontanamento di una galassia
è direttamente proporzionale alla distanza che la separa da noi. Perciò più guardiamo lontano, più la galassia si allontana velocemente. Supponiamo che nell'universo, alla distanza di zero, si formi improvvisamente una galassia e che quindi emetta dei fotoni al tempo t0, nel mentre la galassia si sposta seguendo l'espansione dell'universo. Noi ancora non sappiamo dell'esistenza di questa galassia perché i fotoni non ci sono ancora arrivati. Questi viaggeranno nello spazio in espansione e dopo un tempo t1 arriveranno a noi. Quello che vedremo però sono i fotoni emessi quando la galassia si è formata, cioè al tempo t0 e alla distanza di 0. Dunque vediamo la galassia come era nel passato, ma nel mentre essa si è allontanata da noi. Perciò la distanza attuale della galassia, d1, è maggiore della distanza di 0 dalla quale è partita la luce che vediamo. Noi osserviamo la luce della galassia al tempo in cui è stata emessa, ma durante il viaggio dei fotoni nello spazio, la galassia ha seguito l'espansione dell'universo. Possiamo paragonare al viaggio che compie la luce come ad una persona che prende una scala mobile al contrario. Se questa vuole arrivare dalla parte opposta, deve muoversi ad una velocità superiore a quella della scala mobile e, anche se lentamente, dopo un po' di tempo arriverà dall'altra parte. La stessa cosa vale per la luce che si muove nello spazio e che deve vincere l'espansione dell'universo per arrivare a noi. La luce emessa da un corpo può aver viaggiato per un tempo massimo pari all'età dell'universo. Durante questo periodo l'oggetto si è spostato coprendo una distanza di 46,5 miliardi di anni luce. Per questo l'universo osservabile ha un diametro di 93 miliardi di anni luce. Per gli oggetti vicini, come la galassia di Andromeda, possiamo dire che la distanza che ci separa è la stessa distanza percorsa dalla luce per arrivare a noi, perché l'attrazione gravitazionale vince sull'espansione universale. Ma su grande scala, quando le distanze diventano molto più grandi, l'espansione dell'universo fa sì che la distanza reale dell'oggetto da noi sia maggiore della distanza percorsa dalla luce. Per questo motivo viene introdotta una distanza che tiene conto dell'espansione dell'universo, chiamata distanza commovente, che esprime la reale distanza dell'oggetto considerando proprio l'espansione dell'universo. Ad esempio, una galassia, che si trova a 13,3 miliardi di anni luce, è ad una distanza commovente di 32 miliardi di anni luce. Questo è l'esempio di GNZ11, la galassia più lontana che siamo riusciti a vedere. Perciò 13,3 miliardi di anni luce è la distanza percorsa dalla luce al momento in cui è stata emessa, mentre 32 miliardi di anni luce è la distanza alla quale si trova la galassia oggi. Come detto, l'universo osservabile è una sfera dal diametro di 93 miliardi di anni luce, con al centro la nostra Terra. Ogni punto dello spazio ha un suo universo osservabile, perciò due regioni differenti potrebbero avere una parte del loro universo osservabile in comune, ma nella restante parte vedrebbero galassie diverse. Gli oggetti che potrebbero essere visti da un punto non sarebbero visti dall'altra regione e viceversa. Non possiamo vedere le galassie oltre l'universo osservabile perché la luce che hanno emesso non ha avuto abbastanza tempo per arrivare fino a noi. Quindi teoricamente basta aspettare che passi il tempo necessario perché i fotoni ci arrivino per poter vedere oltre l'universo osservabile. In realtà non è così, perché secondo i cosmologi l'universo sta accelerando da circa 5 miliardi di anni a causa dell'energia oscura. La velocità di espansione aumenta sempre di più, fino a superare la velocità della luce, perciò non vedremo mai i fotoni emessi da quegli oggetti che stanno oltre l'universo osservabile. Il fatto che l'universo si espanda ad una velocità superiore a quella della luce non viola la teoria della relatività. Infatti, niente può viaggiare più velocemente della luce nel vuoto dello spazio, ma lo spazio stesso può espandersi a qualsiasi velocità. Per ritornare all'esempio della scala mobile, supponiamo che la persona che si muove in senso opposto abbia con sé un biglietto con su scritta un'informazione e che voglia consegnarcelo a noi che l'aspettiamo dalla parte opposta. Se la persona si muove ad una velocità superiore alla velocità della scala mobile, potrà consegnarci il biglietto e noi leggeremo l'informazione. Ma se la persona si muove ad una velocità inferiore a quella della scala mobile, non potrà consegnarci il biglietto e noi non sapremo mai qual era l'informazione. La stessa cosa vale per l'universo che si espande ad una velocità superiore a quella della luce. Noi non potremo mai sapere le informazioni contenute oltre l'universo osservabile. Anzi, l'espansione dell'universo farà prima scomparire le galassie più lontane, poi col passare del tempo scompariranno le galassie più vicine. I nostri cieli saranno sempre più bui e vuoti, popolati soltanto dalle galassie del nostro gruppo locale, rimaste unite per attrazione gravitazionale.
Allora come facciamo a capire quanto è grande l'universo se questo è in espansione e non possiamo vedere oltre l'universo osservabile? Per capirlo possiamo analizzare la densità della materia e dell'energia dell'universo, perché questa determina la sua geometria. Nello specifico, il rapporto tra la densità della massa e dell'energia dell'universo e la densità critica è indicato con la lettera greca omega 0. Lo 0 sta a indicare che è riferito all'epoca attuale. La densità critica è quel valore che avrebbe la densità per far chiudere l'universo su se stesso, arrestando l'espansione. La teoria della relatività afferma che la massa e l'energia curvano lo spazio-tempo. Maggiore la massa, maggiore è la curvatura. Se omega fosse maggiore di 1, la densità attuale dell'universo sarebbe maggiore di quella critica e si avrebbe una geometria sferica con curvatura positiva e l'universo sarebbe chiuso. Se omega fosse minore di 1, si avrebbe una geometria iperbolica come quella di una sella e l'universo sarebbe aperto ed infinito. Se infine omega fosse uguale ad 1, non ci sarebbe curvatura, quindi la geometria sarebbe euclidea come quella di uno spazio piano e l'universo sarebbe infinito. Sia chiaro, queste figure non rappresentano la forma dell'universo. Noi viviamo nello spazio-tempo, cioè l'unione delle tre dimensioni spaziali più la dimensione temporale. Perciò queste figure rappresentano soltanto la geometria che avrebbe l'universo in base alla sua densità. Gli scienziati hanno osservato la radiazione cosmica di fondo, cioè il bagliore residuo del Big Bang che permea lo spazio in tutte le direzioni. Non è sotto forma di luce visibile, ma di radiazione nella regione a microonde. Questa è la mappa più dettagliata della radiazione cosmica di fondo che è stata ottenuta col telescopio spaziale Planck dell'ESA. Da questa immagine, l'universo risulta essere omogeneo ed isotropo, cioè che presenta le stesse caratteristiche in tutte le direzioni. E, a dir la verità, da questa immagine non sembra che l'universo sia omogeneo, perché si possono vedere delle macchie blu e rosse sparse in maniera casuale. Come si può intuire, le macchie blu sono le zone più fredde dell'universo, mentre le macchie rosse sono le più calde. La temperatura media della radiazione cosmica di fondo è di 2,726 Kelvin e queste macchie si discostano da questo valore di solo 0,001%. Perciò i colori sono stati accentuati proprio perché la variazione è molto piccola. Ecco, adesso da questa immagine si comprende perché l'universo sia omogeneo. L'analisi della radiazione cosmica di fondo ha portato a dedurre che la densità dell'universo è uguale alla densità critica, perciò omega 0 è circa uguale ad 1, di conseguenza l'universo potrebbe essere infinito con geometria piatta. La densità è stata calcolata con un errore dello 0,5%, perciò se la incrementassimo di questo valore, la densità dell'universo supererebbe la densità critica. Di conseguenza omega 0 sarebbe maggiore di 1 e l'universo sarebbe chiuso su se stesso con geometria sferica. Sarebbe almeno 200 volte più grande dell'universo osservabile, con un diametro pari a 18.000 miliardi di anni luce, o 1,7 per 10 elevato 26 km. Scegliete voi l'unità di misura. Ma noi non potremmo accorgercene. Per fare un esempio, è come se volessimo misurare la lunghezza di un campo di calcio. A meno che non stiamo misurando il campo di Ollie e Benji, considereremo il campo di calcio come se fosse piatto, utilizzando la geometria euclidea. Non ci interessa considerare la curvatura della Terra perché, per distanze così brevi, non va a condizionare i nostri calcoli. Quindi possiamo approssimare la Terra come se fosse piatta. Che poi è quello che percepiamo noi osservando la Terra dal nostro punto di vista. È così grande che a noi appare piatta perché non siamo in grado di percepire la sua curvatura. La stessa cosa vale per l'universo. È così grande che a noi appare piatto e infinito, ma potrebbe essere chiuso su se stesso e finito. Se partissimo da un punto, potremmo viaggiare nello spazio e poi ritornare al punto di partenza. Quindi, ricapitolando, l'universo osservabile ha un diametro di 93 miliardi di anni luce ed un'età di 13,8 miliardi di anni. Non possiamo vedere oltre l'universo osservabile perché la luce emessa dai corpi non ha avuto ancora il tempo ad arrivare a noi, e mai ce lo avrà, perché l'universo è in espansione. La radiazione cosmica di fondo ci fa vedere com'era l'universo 370.000 anni dopo il Big Bang. Dalle formazioni che siamo in grado di osservare, possiamo dire che l'universo ha una geometria piatta e che la sua espansione è in accelerazione. È finito o infinito? Quello che possiamo dire è che oltre la sfera osservabile, l'universo è molto più grande di quello che possiamo vedere, senza escludere che sia infinito oppure chiuso su se stesso.
In un altro video parlerò dei possibili modi in cui potrebbe finire l'universo. Se volete seguire altre puntate, iscrivetevi al canale e attivate la campanella che vi avvisa quando sarà uscito un nuovo video. Questo è tutto, grazie per aver seguito.